Grazie, buongiorno, benvenuti a Roma, benvenuti al Golden Gala Pietro Mennea. Questa è la conferenza stampa di Usain Bolt, campione olimpico, campione del mondo, primatista del mondo dello sprint, che sarà protagonista della gara dei 100 metri nella 33esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, che come tutti saprete è prevista per giovedì sera allo Stadio Olimpico di Roma, di fronte, ci auguriamo tutti, a un bel pubblico come è stato l'anno scorso. Good morning. We are here today at the press conference of Usain Bolt, who is the sprinter record man in the world, and who is going to perform on Thursday night, we hope before a vast audience, at the 33rd edition of the Golden Gala, which is dedicated this year to Pietro Mennea. Cominceremo tra poco, vi prego, quando vorrete rivolgere una domanda, di alzare una mano, vi verrà porto un microfono e vi prego di utilizzare il microfono perché siamo in diretta, live streaming sul web, quindi ci auguriamo che ci vedano da parecchie parti nel mondo. And so we're going to start the press conference. If you have any questions, please raise your hands and please speak clearly, and we are going to have a streaming on the web live, and we're going to be connected to hopefully many, many people. Prima di cominciare però lasciatemi la possibilità di presentare il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, l'ente che insieme con il Comitato Olimpico Nazionale organizza il Golden Gala Pietro Mennea, Alfio Giomi, che è qui in prima fila con noi. Please allow me to introduce the president of the federation, and Alfio Giomi, who is organizing this meeting together with the Olympic Committee of Italy. E il meeting director Luigi D'Onofrio. And Luigi D'Onofrio, meeting director. L'ultima presentazione che vorrei fare, vorrei invitarla qui, è la madrina del Golden Gala Pietro Mennea, è l'attrice Nicoletta Romanoff. Nicoletta, grazie di essere con noi. Nicoletta Romanoff, who is the sponsor of this meeting. Nicoletta, vuoi cominciare tu magari a fare una domanda a Usain e poi lasciamo la parola ovviamente ai colleghi della stampa. Buongiorno a tutti. Wow, che onore. Ok, Usain, just wanted to know this. Very simple question. Every time you win, and a lot of times, do you ever think of your first victory when you were just a child and you had no idea probably that all of this would have happened? Did you ever think back when you were a child and you won your first race, not necessarily running race, but anything in sports? Vorrei fare una prima domanda a Bolt. Usain, tu ti ricordi quando eri bambino la prima volta in assoluto che hai avuto una vittoria, che magari tu sei un grande campione, vinci sempre e magari non pensavi che tutte queste cose meravigliose ti sarebbero accadute? Hai provato qualcosa? Mi puoi dire qualcosa di questa tua prima sensazione? Well, definitely, yes. You definitely think back to the days when it was just all about just pretty much just enjoyment. I remember when I just started out, I used to win a lot. I used to have a friend which I used to race with a lot, and we were always together running. So it was a lot of fun, and it was a lot of joy. I still enjoy it, but I remember back in the days it was just pure joy for me because winning came very easily. So it was great for me. Grazie. Sì, mi ricordo queste prime sensazioni di quel periodo in cui correre era veramente semplicemente una gioia per puro divertimento insieme a un amico con cui correvo sempre. Anche adesso mi piace molto correre, però allora c'era questo senso di spensieratezza che non bisognava necessariamente vincere, ma anche se vincevamo avevo questa sensazione di veramente godere questa corsa. Usain, la prima domanda la facciamo dal tavolo. Come stai? Che tipo di attesa nutri nei confronti di questa tua partecipazione al meeting dello Stadio Olimpico? First question from the podium, and Usain, how do you feel and what expectations do you have of this Golden Gala meeting? I'm feeling great. I've been doing a lot of work, on my speed endurance for the past couple of weeks. I did a few starts. So everything is coming together. I'm happy with where I'm at. My coach is happy. I'm in good shape. So I'm just looking forward to just going out there and competing at my best.
Mi sento veramente bene e nelle ultime settimane mi sono molto allenato sulla velocità ma anche sulla resistenza, ho fatto alcuni start e devo dire che tutto sta andando alla perfezione come anche prevede il mio coach e l'unica cosa che posso dire è che non vedo l'ora di correre. Novella Caligari, Sky News. Good morning, Zain. Do you have many time? Do you said many times you love Italy. Your friend Mario Balotelli said that in Italy, Italy is it's many racism because in they feel always insulting him. What you what is your opinion about that? Could you repeat that last part? I didn't. Who's getting insulted? Può ripetere l'ultima parte. The people inside the field insulting Balotelli, the public insulting Balotelli. La domanda è, Usain, tu hai sempre detto che ami l'Italia e ci torni sempre molto volentieri. C'è stato però un episodio appunto che ha dimostrato che ci potrebbe essere una vena di razzismo in questo paese perché quando gioca Balotelli sul campo è stato fischiato e criticato. Hola, I can't really comment on something. This is the first time I've really heard about this, so I can't really comment on something that I've been hearing about for the first time, so I don't know the situation really, so can't really comment. Mi dispiace, non posso fare alcun commento perché non conosco bene la situazione e non ne avevo mai sentito parlare, per cui vorrei non parlarne, grazie. You seem, by your standards, you didn't have a great race in Grand Cayman. Have you and your coach sort of worked out what went wrong? Was it an injury or just a poor performance? Sembra che la tua corsa al Grand Cayman non sia stata proprio delle migliori. E che cos'è che è andato storto anche secondo il tuo coach? È stato un piccolo incidente, un risentimento fisico? Che cos'è che non è andato bene? Well, yeah, I did have a bad performance, but we went back to the drawing board and we looked over everything. We figured out what went wrong and we worked on it throughout the past couple of weeks, and everything is together now. We're confident in where we are, and we're just looking for to go going forward, and everything will be good. I'm looking forward to this race because it's a long season. I'm looking forward to it. Last season I started bad also, and you figure out what we did wrong. So for me, I guess it's now a trend. So I'm just going to work past this. Sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto, però abbiamo comunque cercato col mio coach di vedere esattamente che cosa non ha funzionato. Abbiamo lavorato molto su queste cose e adesso mi sento assolutamente a mio agio e sono pronto assolutamente a correre questa corsa al meglio delle mie capacità, anche perché sarà una lunga stagione. Abbiamo rivisto anche tutto quello che è successo nella passata stagione. Posso dire che adesso va bene. Hello, good morning. I'm here. So, what do you think about Sir Alex Ferguson retiring as Manchester United manager? And are you going to make the team with a new manager? Usai, che cosa pensi di Ferguson che si sta ritirando come manager del Manchester United? Che fai? Andrei a giocare nella squadra sotto un nuovo manager? Well, I must say it was a stressful day for me. For Alex Ferguson to retire, it was pretty hard to hear that he was going. He was a great manager. He did extremely well for Manchester United. He led us to a lot of titles over the years. For me now, me and Alex, we're friends. So now that there's a new manager, I'm slightly worried that's going to be just a little bit harder to make the team. But I think I have enough quality to make the team. In effetti è stata una giornata un po' stressante per me quando ho sentito di questo ritiro, anche perché è stato veramente un grandissimo manager del Manchester United, ha permesso a questa squadra di vincere veramente tantissimi titoli negli anni e posso dire che io e Alex siamo veramente molto amici, sicuramente il nuovo manager farà bene, non so se sarà ovviamente alla stessa stregua di Alex. Usain ha detto che ha lavorato sulla velocità e sulla resistenza alla velocità. Volevo sapere se in prospettiva dei mondiali di Mosca ha bisogno più di concentrarsi sull'allenamento della velocità o più sulla resistenza alla velocità.
Usain, you said that you work both on speed and on stamina and endurance. So in view of the World Championship in Moscow, what are you going to work more on, speed or stamina and endurance? Well, my coach will decide exactly what we need to improve on throughout the season just by watching all my races. So when the time is right, then you'll say, all right, this is what we need to work on, because I think this is the area which you're weaker on. So far this season, we worked on speed endurance. So I think maybe down in the season, I'll be more focused on getting my speed up. But I can't tell until I do all these races. I have two races, and then I go back to the national trials. So until then, I can't tell exactly what we're working on. Sicuramente sono due parametri su cui andiamo a lavorare sempre per migliorare le prestazioni, però chiaramente non so dire ancora adesso che cosa deciderà il mio coach, se lavorare più sulla velocità oppure sulla resistenza. Attualmente sono all'inizio della stagione, per cui bisognerà vedere man mano che andiamo avanti, guarderemo tutte le corse e decideremo. Per adesso ho lavorato su entrambe i parametri, probabilmente poi magari mi concentrerò un pochino di più sulla velocità, però per adesso io non posso ancora dirlo, siamo troppo presto nella stagione. Buongiorno Usain, quello che desidero chiederti, noi quest'anno abbiamo il Golden Gala che è intitolato al nostro più grande atleta nella storia dello sport italiano, cioè Pietro Mennea. Tu l'hai conosciuto un paio d'anni fa e so che avevate comunque poi continuato ad avere dei rapporti. Un tuo ricordo su Pietro Mennea e che sensazione comunque ti fa appunto gareggiare in questo meeting che da quest'anno porta il suo nome? Grazie. Usain, this year the Golden Gala is dedicated to the greatest Italian athlete in the track and field, Pietro Mennea. And I know that you met Pietro Mennea a couple of years ago, but you have always kept in touch with him and you always had a relationship with him. So I would like to know a memory about Pietro Mennea, and how do you feel when then you are participating in a Golden Gala that is dedicated to this great athlete? Well, for me, he did great for his country, and that's the key thing when you're an athlete, to really go out there and to make your country proud, to put your country on the map, to just do great things, because for me it's an honor to really do great for Jamaica. So I know personally how he feels, and for me, for you guys to be honoring him at this meet is just an extraordinary thing, because I look forward to when I retire also and get honored by my fellow Jamaicans. So for me it's a pleasure to know him and to just to be a part of this also. Gli sportivi, gli atleti, soprattutto quando sono grandi, veramente fanno onore al proprio paese e pertanto è veramente bello vedere che l'Italia possa onorare questo grandissimo atleta che ha portato tanto lustro al nostro paese, e questa è una cosa straordinaria e spero che anche io quando mi ritirerò possano i miei compatrioti giamaicani veramente onorarmi come state facendo voi con Pietro Mennea, e questo mi fa particolarmente felice, sono veramente onorato di poter partecipare a questo Golden Gala intitolato a lui. Usain, Justin Gatlin's been. Are you saying? Justin Gatlin's been running fast and talking even better. What do you think of him as an athlete and as a person? And how important is it to beat him this week? Usain, una domanda su Gatlin, che è ovviamente un velocista, un grande atleta. Cosa pensi esattamente di lui anche come persona? Over the years, I guess there's many things a lot of people could say about Justin Gatlin. He's proven himself this season that he's really getting into great shape. For me, I never try to worry about one athlete, never. For me, so my focus is always the championship. One-off runs is never the biggest thing for me. I always go to the championship and prove myself there. It's definitely great to prove yourself at a one-off run, like winning and stuff, but for me, it's always about the championship, so I never really stress about it. He has said a lot this season already, but for me, it's a norm, because a lot of athletes always talk a lot of stuff throughout the season, but for me, it's when you show up and prove yourself to being the best at the championships, that's what matters. So for me, it's never about that, it's just to show up and show that you're the best, and
when the championship comes around, that's what I do. So I'm not really worried. I'm just focused on getting everything together for the World Championships. Sicuramente Kathleen è una grandissima atleta che ha provato veramente quello che vale in questa stagione, ha dimostrato di essere in perfetta forma fisica, però io non è che mi preoccupo tanto degli altri atleti, quello che io mi concentro, io mi concentro soprattutto sul campionato e sui vincere i campionati, è perché è lì che si prova veramente la grandezza di un atleta e soprattutto il fatto di poter essere i migliori del mondo. Pertanto sì, ci sono tanti atleti che vanno e vengono e sono anche molto bravi e molto anche sfidanti, però io mi concentro soprattutto su me stesso e su dimostrare che ai campionati io sono il migliore. Hi Usain, you had a little problem with your hamstring before Cayman. David Rudisha has problem too. Merit or Johan get injured. Is the post-Olympic season the most difficult one because you pushed your body so hard the year before? Usain, so che appunto nell'ultima corsa hai avuto un po' di problemi al tendine iliaco e ho visto che ci sono stati anche altri atleti che hanno avuto qualche problema, forse anche dovuto al fatto che dopo una stagione molto molto intensa come quella che hai avuto ci possono essere questi piccoli problemi. Ma come va adesso? I don't really know exactly if that's a problem, but it could be because Olympic year is the year when most athletes always push themselves to the limit because it's the biggest sporting event for us. But personally, track and field, injury comes, injury goes. I know a lot about that. But it's just one of those things you got to figure out how you can try to prevent injuries and just work on that pretty much. But my hamstring is much, much better now. There's no stress. I train hard. Really doing well in training, so I'm happy with that, and hopefully throughout the season everything will continue to be good. In effetti è vero, siccome questo è stato l'anno olimpico, tutti gli atleti hanno dovuto dare il massimo e sforzarsi al massimo, pertanto ci possono essere delle piccole lesioni, dei piccoli problemi, incidenti, anche se nell'atletica questo succede molto spesso agli atleti. Per quanto riguarda il problema che ho avuto a questo tendine, non ci sono problemi, ci abbiamo lavorato molto sopra, sono in perfetta forma fisica e non credo che mi creerà alcun problema. Usain, a few anti-drug organizations have criticized you for posting a picture with a visible t-shirt promoting cannabis. Do you regret posting that picture? A few. Usain, una domanda. Alcune organizzazioni che sono contro l'uso delle droghe ti hanno molto criticato perché tu hai postato una foto in cui in qualche modo pubblicizzavi alcune magliette, anzi molte magliette, diceva chi è che ha posto la domanda, che in qualche modo pubblicizzano la cannabis. Che cosa ne pensi? E lui ha risposto: molte. First of all, a few. I wouldn't say it was just a paper. I think the media likes to get headlines and they try to just pick something out of nothing really. One of my friends had a clothing line. Everybody names their clothing line after catchy things, and my friend made a clothing line, took a picture, they tried to make a big deal out of it. So that's just how the media is for me, and it was nothing really, it was just a name. And for me it was just whatever, because I'm not going to really be stressed over that because I know who I am and I know what I represent over the years and I've proven that, so it's just the media and it's not going to bother me and I'll move past that really. Ma devo dire che i media come al solito vogliono sempre arrivare ai grandi titoloni e a farsi pubblicità. Per quanto mi riguarda veramente non ritengo affatto che sia stato un atto di far pubblicità a chiunque. È un amico che ha creato una linea di abbigliamento, io ho fatto un paio di foto, ma io ho dimostrato negli anni quello che sono e sono pulito, per cui non rispondo, è stata una questione proprio che sono i giornali che si vogliono fare pubblicità.
Usain, did you make any major changes about your training after the Olympics? Usain, tu hai apportato cambiamenti significativi al tuo addestramento, allenamento dopo le Olimpiadi? Well, no, not really. No, not really, because it's pretty much we start the season off the same way every season. We just really intense background training, really, to get your fitness up. Then throughout the season will determine what exactly you do. If it's more the speed you need, or endurance, or you need more strength, or so forth. So it all depends on how your season's going. If you get injured, then you have to work on different things. If you don't, you have different ways of working. So it all depends on how your season's going. But initially, at the start of the season, it's all about just getting the endurances up. Devo dire di no, noi iniziamo sempre l'allenamento all'inizio della stagione sempre nello stesso modo, poi chiaramente man mano che andando avanti dipende se dobbiamo lavorare di più sulla velocità, sulla resistenza, se uno si fa male lavorare su alcune cose in particolare, però all'inizio della stagione più o meno facciamo sempre lo stesso tipo di allenamento. L'unica gara che hai perso in questi anni sono stati 100 di Daegu per quella falsa partenza, adesso Blake non c'è. Potrai avere la rivincita? Vuoi avere la rivincita con lui o no? Direttamente fra tre mesi, fra due mesi. So the only time that you lost 100 was the false start you had, and Blake won. But now Blake is back, and so you're going to have a challenge. And do you envisage that this is going to be a challenge? Well, yes. The only time I lost really 100 is at the championship was. Because of the fast start, well, there's many things I can say comparing the challenge, but I ran with Blake last season. I ran at the best field last season at the Olympics, and I beat all of them. This season, a different season, and I will take it just like the Olympics because it's a world championship, so I'll be focused, I'll be ready. I'm definitely looking forward to the challenge. I strive on challenges, so for me, everybody's going to bring their A game because they're championships. I'm looking forward to it because running against the best for me is always a joy to show the world that I'm the best and I always want to be the best. So for me, I look forward to running against these guys at the World Championship this season. Devo dire che sì, l'unica volta che ho perso è stato proprio per quella falsa partenza. Per quanto riguarda questa sfida, sicuramente Blake è un grandissimo atleta, l'ha dimostrato, però adesso è l'inizio della stagione e siccome ci sono i campionati del mondo, io mi alleno come se fossero Olimpiadi perché per me sono un punto di arrivo estremamente importante. E certo, è molto sfidante correre contro i più grandi atleti del mondo, ma per me questa è una grande gioia perché significa che se io vinco dimostro di essere il migliore. Andiamo con le ultime tre domande. Last three questions. Ok. Pietro Mennea nel 79 faceva il record del mondo a Città del Messico e commentava così la sua prestazione. Sono quasi dispiaciuto per Tommy Smith, il campione a cui aveva tolto il record, e dicendo che quel record era frutto di sacrificio e soprattutto di tanta umiltà. Pensi che l'umiltà sia ancora un valore molto importante per l'atletica leggera? In 1979, Pietro Mennea set the world record in Mexico City, and he made this comment about this record, saying that he was sorry for beating the record of Tommy Smith, because that record of that man was the result of great sacrifice and great humility. Do you think that humility is still a value in the track and field? Good question. For me, I was brought up to be humble and definitely to put your all into everything you do, but to always remember where you're coming from and to always remember that with hard work, anything is possible. So for me, humility should be one of the greatest assets of any athlete, really, because just to be a great role model to other people and to kids in the sport, to let them know that not because you're on top, you should rub it in others' face. You should always just do your best and try to promote and to show the world that
when you work hard, anything is possible, and to really enjoy what you do also. So I think in the sports there should be a lot of humility, but sometimes there's not. So I try to live the best that I can be and to show the world that anything is possible and to be humble while doing it. Beh, sicuramente essere umili è un grandissimo valore. Io sono stato in qualche modo cresciuto con questo valore dell'umiltà. E oltretutto sono cresciuto anche credendo che è con il duro lavoro che si ottengono i risultati, e si ottengono essendo umili. Secondo me l'umiltà è uno dei più grandi valori che si possono avere per gli atleti. Gli atleti sono dei modelli per i ragazzi, per i giovani, e dovrebbero sempre dare il meglio, non solo promuovendo lo sport, ma anche promuovendo questi valori molto importanti. Io penso che col duro lavoro qualunque cosa sia possibile, e io lo faccio anche divertendomi, però mantenendo sempre intatto il valore dell'umiltà. Sì, Usain, volevo sapere se nel tuo gruppo di allenamento si è aggiunto qualche giovane nuovo quest'anno, ed eventualmente se hai qualche nome di qualche giovane giamaicano da seguire. Usain, in your training team, do you have any new guys, new promising talents you would like to talk about, some names? Well, there's a lot of young guys that are going to be coming up, but I think you'll see them in a couple of years. I personally don't want to point them out, but I think in a couple of years you definitely see a lot more talent coming out of Jamaica. After watching the Boys and Girls Championship this season, they've shown a lot of promise. So I'm sure that in Jamaica there will be a lot more talent coming out in a few years. But I'd like to say I will still be beating all of them. ci sono dei giovani molto promettenti, non voglio fare nomi, però vedrete che nei prossimi anni dalla Giamaica verranno fuori degli atleti, sia ragazzi che ragazze veramente molto forti. Ho visto i campionati dei giovani, sia maschili che femminili, però devo dire che ancora li batto tutti. So, quindi l'ultima domanda, so we go with the last question now. Usain, crescendo hai realizzato tanti dei tuoi sogni da ragazzo. Volevo sapere se adesso che hai vinto tutto quello che hai vinto, hai fatto quello che hai fatto, hai ancora dei sogni da inseguire, e quali sono, se ce li hai? Usain, you actually managed to fulfill all your childhood dreams because you won practically everything that there is to win. But now that you have won everything, you proved yourself in all races. I mean, do you still have any dreams you would like to fulfill? I definitely have goals. I think I've accomplished all my dreams, but I do have goals that now that I've made myself. I've pretty much 4 more years, I think, personally in the sport. So now it's all about dominating for those 4 years. I'm looking forward to the next Olympics to do something that has never been done before. So that's one of my biggest things, goals right now. But for the next 4 years, I will try to just dominate the sport and to show people that it's possible to go year in, year out, just being the best. So it's going to take hard work, and I really look forward to the competition because it drives me and helps the sports, and I'm going to do as much as possible to just enjoy and to help to develop the sports over the years. Sì, ho sicuramente realizzato tantissimi sogni che avevo da bambino, però io adesso ho degli obiettivi. Gli obiettivi di lavorare veramente duro per i prossimi 4 anni in vista dei prossimi Giochi Olimpici, in cui voglio fare delle cose che non sono mai state fatte prima, raggiungere dei risultati mai ottenuti prima, e voglio continuare a dominare la scena in questo sport per i prossimi anni. Questo è il mio obiettivo, dimostrare che anno dopo anno si può continuare a essere i migliori lavorando duro ma anche divertendomi. Allora, vi prego di pazientare soltanto un secondo, non vi muovete, abbiamo da fare ancora 2 cose brevissime. Just a couple of things. Just a couple of things before we go.
La prima cosa è salutare gli azzurri dello sci che sono qui con noi, che sono venuti a trovarci, che sono venuti a Golden Gala. Christoph Innerhofer, Federica Brignone, Matteo Marsaglia, Daniela Merighetti e Simone Origone. L'altra cosa, io vorrei invitare qui sul palco Marco Innocenti e Fabrizio Micheli, scusa, che sono gli artisti di Brivido Pop, che hanno realizzato un'opera, che vogliono donare quest'opera a Usain Bolt, che è un'opera che raffigura Pietro Mennea e Usain Bolt. Crediamo che sia il modo migliore per ricordare l'intitolazione a Pietro, al grande Pietro del nostro meeting. Un attimo, arrivano, calma, un attimo, arrivano. So Usain, they are delivering this to you, so presenting this to you. La alziamo un attimo, la potete alzare? Grazie, grazie. La potete alzare? You say, yeah.